Al Privacy Day 2018 si è parlato di Data Protection Officer, di responsabile della protezione dei dati, che più che una nuova professione è innanzitutto un nuovo ruolo previsto dal GDPR, dal Regolamento Privacy Europeo. È un ruolo che aiuterà le imprese e gli enti a fare mente locale e a coordinare e a sorvegliare tutto quello che riguarda l'applicazione delle regole e degli adempimenti in materia di protezione dei dati. È una forma di cervello privacy che va ad aiutare l'impresa o l'ente ad orientarsi, a capire effettivamente cosa deve fare, come farlo, per garantire la privacy e i diritti alla tutela dei dati degli utenti, degli interessati, delle persone comunque a cui si riferiscono le informazioni. Il DPO ha un ruolo delicato, ha fondamentalmente quattro principali compiti. Uno è un compito di consulenza, di pareristica e quindi di orientamento nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Un secondo ruolo molto importante è appunto quello di sorveglianza sulla robustezza e sull'efficacia ed effettività del modello di compliance GDPR di cui si è dotato l'ente o l'impresa. Il terzo ruolo è quello di interfaccia ufficiale, di interlocutore ufficiale tra il titolare o il responsabile del trattamento e l'autorità. E l'autorità di controllo, quindi un ruolo fondamentale. Il soggetto che dialoga ufficialmente con l'autorità di controllo e che coopera con l'autorità di controllo per chiarire ogni dubbio che si possa presentare, anche per accompagnare eventuali indagini, richieste di informazioni, istruttorie. Quarto ruolo, interfaccia tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e gli interessati, quindi un importantissimo ruolo ad evidenza esterna anche da questo punto di vista per aiutare gli interessati a cui si riferiscono i dati a esercitare i loro diritti. Ma è importante che il DPO venga interpretato sia che esso sia interno, sia che esso si trovi all'esterno, per esempio in virtù di un contratto di servizi tra un titolare del trattamento e uno studio, una società di consulenza. Ecco, l'importante è che il DPO interpreti questo suo ruolo non solo dal punto di vista della compliance, degli adempimenti. È importante che sia un soggetto dotato di una certa cultura del trattamento dei dati, che veda nei dati non solo un elemento di rischio, ma soprattutto un elemento di opportunità, che conosca quelle che sono anche le avanguardie, gli scenari, le prospettive di utilizzabilità dei dati, perché un buon DPO dovrebbe anche valorizzare, aiutare l'impresa o l'ente a valorizzare i propri dati, i dati che gestisce, che tratta, e non solo accompagnare i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento nella compliance mera e quindi nella difesa da possibili violazioni o nella prevenzione rispetto alla possibilità di essere sanzionati. Fare il DPO nel futuro, quindi dopo il 25 maggio del 2018, significa da un lato aiutare a prevenire problematiche, dall'altro aiutare a valorizzare i dati. Ed è chiaro che in un mondo che è data driven, che è guidato dai dati, che vede l'economia, la società, tutti gli scambi e gli equilibri trasformati in scambi di dati, in elaborazioni di dati, in valorizzazioni dei dati, è bene che il DPO si faccia una cultura e si prepari a fronteggiare anche cose che oggi potrebbero sembrare avveniristiche. Tematiche come l'intelligenza artificiale, come l'internet delle cose, l'IoT, sono tematiche che possono sembrare lontane nel tempo, ancora di là da venire, ma la verità è che anche un DPO di un'azienda produttiva classica non può fare a meno di conoscerle. Basta pensare al fatto che anche gli ambienti di produzione più tradizionali per l'industria 4.0 si stanno
intridendo di sensoristiche, di internet delle cose e di elementi di robotizzazione che devono portare il DPO a conoscere anche questo tipo di scenari. E poi il DPO dovrà essere esperto anche di diritto dei consumatori, in particolare se sarà un responsabile della protezione dei dati nell'ambito di contesti di mercato per conto di titolari del trattamento, di responsabili del trattamento che abbiano una natura B2C, di fornitura di servizi o di beni a consumatori. Questo perché sempre di più la protezione dei dati sarà qualcosa di contagiato dal diritto del consumo e del mercato e viceversa qualcosa di impattante sulla lealtà e sulla trasparenza della relazione con i consumatori. Quindi non potrà un DPO di un'impresa, per esempio commerciale, fare a meno di conoscere questo tipo di tematiche che potranno avere ripercussioni importanti sia in ambito privacy sia in ambito consumeristico. Di tutto questo si è parlato al Privacy Day 2018, sia per quanto riguarda l'applicazione del GDPR, sia per quanto riguarda naturalmente gli scenari più avveniristici, futuri, di cui tenere conto.